Dopo aver fermato l'ambiziosa San Giovannese nel turno precedente fuori dalle muramiche, il Real Cupello torna al Comunale in una giornata teoricamente propizia per proseguire nella scalata incessante verso i piani alti della classifica. La truppa del presidente Scardigno riceve infatti la Cenerentola del campionato, il Real Liscia ultimo in classifica con soli 8 punti in cascina e che punta a completare al meglio la prima stagione ufficiale. L'11 di casa infarcito da tanti giovani promettenti come il giovanissimo Nando Dirisio, classe 1999, fa capire subito le proprie intenzioni e non lascia neanche il tempo agli avversari di organizzare una minima contromisura, visto che dopo circa 30 secondi dal fischio d'avvio il signor Colonna della sezione di Vasto accorda un penalty ai rossoblù di casa, ravvisando un fallo di Michele D'Ottavio ai danni dello sgusciante Vitelli. Dal dischetto De Filippis è implacabile nell'infilare la porta difesa da Emanuele D'Ottavio. Quest'ultimo deve arrendersi anche al nono quando viene castigato da Saturno, che lascia partire un gran sinistro dal limite dopo aver sfruttato al meglio l'ottima percussione del solito Vitelli. La gara si trasforma ben presto in un vero e proprio monologo rossoblù, con i volenterosi avversari che stentano ad arginare il devastante reparto avanzato cupellese, che torna a graffiare al 12° con la conclusione dell'avanzato Luca Pollutri, che dal limite spedisce la sfera a sorvolare la trasversale. I ragazzi di mister Franchella escono timidamente dal guscio e si fanno vedere in avanti al 22° con Frasca, che si libera al tiro dal limite ma pecca in fase di finalizzazione. Si tratta in realtà di un episodio abbastanza isolato, perché di lì a poco i padroni di casa tornano a dirigere le operazioni con l'ottima giocata di Antenucci, che scalda i guantoni a Emanuele D'Ottavio. Poco dopo Scardigno scatta in fuga solitaria e, arrivando in zona tiro, cerca di trafiggere l'estremo ospite con un insidioso diagonale respinto con i piedi da D'Ottavio, il quale viene poi graziato da Vitelli, che sulla ribattuta calcia malamente alle ortiche. I frutti di tanta insistenza vengono coronati al 33° dal tris cupellese, che arriva in verità alquanto fortuitamente, visto che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di Luca Pollutri, Emanuele D'Ottavio respinge facendo impennare la sfera, che rimane sempre a ridosso della linea di porta, e Salvatore Surace, nel tentativo di allontanarla, va invece a sospingerla nel sacco. Prima dell'intervallo il tabellino dei marcatori va ad incrementarsi in altre due occasioni. Prima però va segnalato anche il temibile affondo di Scardigno, sul quale va a chiudere l'altro Salvatore Surace della formazione lisciana. Al 36° arriva il poker cupellese, che porta la firma di Saturno, il quale ribadisce in rete in tutta tranquillità dopo la respinta miracolosa di D'Ottavio sul tiro a botta sicura di Scardigno. L'11 rossoblù riesce infine a gioire anche in prima persona, mettendo a segno il quinto sigillo per i suoi. Scardigno nell'occasione è abile a dirottare subito in porta sulla verticalizzazione di Saturno e non lascia scampo al malcapitato portiere ospite. Il rotondo 5-0 con il quale si archivia la prima frazione fa tirare il fiato ai padroni di casa, che continuano a mantenere il possesso di palla ma allentano le briglie per le iniziative ospiti, che diventano più frequenti anche se scarsamente incisive. Al 10° in effetti Liscia cerca fortuna con l'iniziativa del neoentrato Masciotta, che manca di precisione e spedisce sul fondo. Al 16° tornano a proporsi il rossoblù di casa con la sgroppata di Ardelean, che appoggia sulla corrente di Risio, azzerato dalla provvidenziale chiusura dell'estremo ospite. Dall'altra parte Dovidio rimane ancora inoperoso anche dopo la percussione di Marchione, che indirizza sul fondo. Il giovanissimo Dirisio si mette in mostra anche al 21° quando il suo insidioso diagonale si spegne sull'esterno della rete. Due minuti dopo D'Ottavio riesce a fare la sua bella figura nonostante il pesante passivo, distendendosi per disinnescare in angolo la fucilata di Antenucci dalla distanza. Subito dopo l'estremo lisciano viene graziato da Scardigno, la cui sventola dal limite sibila pericolosamente oltre il palo opposto. Lo stesso 11 cupellese si ripete poco dopo, ma nell'occasione è il palo a soccorrere D'Ottavio e a negargli la gioia della rete. Il Liscia si fa vedere per l'ultima volta in avanti con l'unico intervento di Dovidio, decisivo nell'occasione a sradicare la sfera dai piedi della corrente Marchione. La controffensiva dei padroni di casa non sortisce effetti significativi con la conclusione dal limite di Antenucci, che sfila sul fondo, ma il risultato è destinato ad arrotondarsi nel finale quando il signor Colonna assegna un nuovo penalty ai rossoblù, accordato per un fallo di Marinaria di Lucci. Dal dischetto c'è gloria anche per Boschetti, che fissa il finale sul tennistico risultato di 6-0. Michele Boschetti, centrocampista del Real Cupello, oggi ha avuto anche lui gloria in questo 6-0 abbastanza facile, dobbiamo dire, contro il Real Liscia. Sì, oggi mi sono preso una bella soddisfazione segnando il primo gol della stagione, e una bella partita, una bella vittoria cercata, perché ci dobbiamo riprendere la soddisfazione di vincere con un bel risultato dopo la sconfitta in casa loro. Però devo dire che mi sono piaciuti, perché nonostante il passivo pesante non hanno messo, come posso dire, cattiveria, e quindi non hanno rovinato la partita. Una partita piacevole su tutti i punti di vista. E sì, è andata bene così, ci siamo presi una bella vittoria,
puntiamo ai playoff, partita per partita, e vediamo se ce la facciamo. Salvatore Surace, da Real Liscia, oggi non è andata benissimo alla vostra squadra, che cosa è successo? Il primo tempo dominio assoluto del Cupello, tanti complimenti, hanno fatto una bella partita, complimenti a loro. E abbiamo qualche assenza, il capitano, qualche giocatore, ma ciò non giustifica comunque sia la nostra prestazione, che siamo andati a vuoto su parecchi palloni, abbiamo corso tanto ma a vuoto purtroppo. La squadra del Cupello, veramente ottimo primo tempo, poi il secondo tempo ce la siamo un po' giocati. Il risultato alla fine è quello che è veritiero. Voi siete alla prima stagione come Real Liscia, giusto? Sì, esatto, questa è la prima stagione, ci sono parecchi giovani, parecchi ragazzi di classe 97, 98, per, si può dire quasi tutta la rosa di giovani, abbiamo due o tre elementi d'esperienza, poi il resto tutti ragazzi, si cerca di far crescere questi ragazzi e migliorare la squadra. Un giudizio sul Cupello? Penso che, a prescindere dalla prestazione di oggi, senz'altro perfetta. Penso che possano andare comunque avanti, ottima partita, e penso che è un buon campionato, ottima squadra, tutti i giovani anche loro, e complimenti a loro. Antonio Scardini, il presidente del Real Cupello, oggi non può che essere soddisfattissimo di questa bella vittoria che vendica, tra virgolette, come diceva il suo calciatore, la sconfitta patita nella gara di andata. Vabbè, la sconfitta nella gara di andata è stato un nostro errore, che purtroppo i ragazzi si sono voluti divertire la sera prima, quindi non è che siamo vendicati, perché noi, come abbiamo giocato con la San Giovannese, queste ultime partite, di queste ultime gare tutte di vittorie che stiamo facendo, sempre per puntare e non perdere l'obiettivo dei play-off, è stata anche oggi una bella partita, certo più facile di quanto era la San Giovannese, anche perché purtroppo, come ho detto prima, stiamo cercando questo obiettivo. I ragazzi stanno in ottima forma da un bel po' di tempo a questa parte e speriamo che questa marcia trionfale arrivi fino all'obiettivo nostro. Oggi ho fatto giocare un po' di ragazzi il 99, ahimè gli è mancato solo il gol, però sono soddisfatto anche di loro, che saranno il nostro futuro di questa squadra. Oltre che aver disputato un ottimo girone di ritorno che vi permette di sperare ancora nei play-off, avrete anche la possibilità di fare un po' da arbitri dell'alta classifica, visto che qui, dopo aver affrontato la San Giovannese la volta precedente, riceverete il Carpineto Sinello. Sì, col Carpineto Sinello e con il Vasto Calcio cercheremo di dare anche con quelle squadre il massimo. Saranno sicuramente in forma, come ho detto prima, questi ragazzi, e sicuramente disputeremo delle gare molto 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 più importanti di queste che abbiamo fatto oggi. E sì, saremo forse anche l'ago della bilancia rispetto a questo campionato. Per chiudere, ricordiamo che voi, al pari del Real Liscia, siete al primo anno assoluto di attività, e come esordio non c'è male. Le vostre finalità sono quelle di far giocare i locali soprattutto? Questo è stato un progetto già iniziale, proprio di far giocare tutti i locali, e come si vede sono tutti locali, rigorosamente locali, e sì, è il primo anno e come vedo mi stanno dando tanta soddisfazione. Questo doveva essere un progetto anche in collaborazione con Giuseppe Di Francesco, l'allenatore, anzi, che saluto a loro, dispiace della sconfitta di oggi, saluto sia al mister Di Francesco che il presidente Oreste. Purtroppo questa è stata una realtà che deve andare avanti. È una realtà che deve andare avanti, e deve andare avanti fino alla fine, e si spera di proseguire anche negli anni successivi. A maggior ragione ho fatto giocare questi ragazzi giovani oggi, ripeto, come il 99 che ha giocato, quindicenne, proprio per essere, come dicevo, il futuro di questa realtà.